La seduzione ha avuto un'evoluzione nel tempo. Dal mio punto di vista è un'elevata espressione, diciamo, della creatività umana, della capacità di coinvolgere le persone a un livello profondo, di entrare in relazione empatica positiva con le persone, non soltanto a un livello logico, ma a un livello emotivo. Ma nel corso della storia ha avuto un'evoluzione. E ha avuto sia eccezioni positive che eccezioni negative. E diciamo che si è arricchita e anche nascosta dietro a concetti differenti. In tempi antichi, nelle società egizia, siro e babilonese, anche nella società greca e nella società romana, l'esaltazione era un'esaltazione della personalità interiore. Mentre invece poi con l'avvento, diciamo col prevalere della religione giudaico-cristiana, le fu relegato un ruolo più trasgressivo e anche un ruolo più marginale, tanto da essere addirittura perseguitata, diciamo, nel Medioevo, nel corso dell'Inquisizione. Bisognerà poi aspettare fino al Rinascimento perché la seduzione, soprattutto in questo caso intesa come arte amatoria, di uno strumento anche di elevazione sociale. Intorno al 1600, diciamo che la seduzione perde un po' questa connotazione e assume più una connotazione, direi, psicologica, mentale. Si sviluppa anche molto poi nel 1700 con l'arrivo delle idee illuministe che cercano comunque di dare una spiegazione alle motivazioni del coinvolgimento. Nel Novecento diventerà soprattutto un'esaltazione della bellezza e della sensualità femminile e in questo caso sarà il cinema a dare ampio spazio alla seduzione, il cinema degli anni 30, degli anni 50, con attrici come Marlene Dietrich, Marilyn Monroe, il cui ricordo, diciamo, è più vivo che mai. Spesso al centro della seduzione c'è la figura femminile, cioè la seduzione viene interpretata come la capacità della donna di coinvolgere, di sedurre gli uomini. Al giorno d'oggi, e dal mio punto di vista, la seduzione è proprio invece una capacità di comunicare efficacemente a 360 gradi, ed è estesa non soltanto alla sfera affettivo-sentimentale, ma a tutte le sfere della vita, la capacità di sedurre i figli per evitare che le seducano gli spacciatori, la capacità di coinvolgere il capo ufficio per avere l'aumento di stipendio, e ovviamente anche alle relazioni sentimentali. Bene, per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo, ciao!